Il nostro incontro oggi si è collocato tra l'altro in un'occasione che è stata quella per Porta Aperta di aver fatto un libro fotografico che racconta la storia di Porta Aperta tramite appunto un'opera d'arte. Le opere d'arte come sempre sono uno strumento linguistico, no? Mandano un messaggio particolare che ha bisogno di essere anche recepito, ha bisogno di essere descritto e però hanno il grandissimo pregio di sintetizzare in poche immagini, in poche parole, la storia, nel nostro caso, di 38 anni di vita di associazione. Il libro è il libro Argini Margini e l'introduzione di Don Luigi Ciotti. Quindi io lascio la parola su questo a Laura Soglieri, che è appunto coautrice del libro insieme a Gigi Ottani. Grazie. Margini Margini, questo libro dedicato all'associazione Porta Aperta, che però non parla solo dell'associazione, ma parla di Modena tutta, in quanto per definizione Porta Aperta è un luogo aperto sulla città, in cui i confini tra esterno ed interno, fuori e dentro sono davvero molto labili. L'umanità che passa di qui, in questo crocevia di speranze e opportunità, così ha descritto Don Ciotti Porta Aperta, è un'umanità varia, complessa e arricchente. Nelle interviste, nelle testimonianze che ho raccolto, devo dire che costante in tutti è questa voglia di riscatto che si respira nell'aria e nelle parole che ho raccolto, una voglia di riscatto sicuramente economico, ma anche al contempo sociale ed emotivo. Entrare in contatto con il concentrato di esperienze, di vite, di storie che scorrono tra questi muri è necessario, devo dire, è doveroso. Aiuta a fare i conti con i propri limiti, con le proprie fortune. In questo libro io e Luigi Ottani abbiamo cercato di raccontare l'accoglienza. Ho sentito dire la stranota, se hanno tutti il telefonino evidentemente così male non stanno, se sono ridotti così è anche colpa loro, non hanno voglia di fare niente. Ecco, ho ascoltato e ho approfondito. E il telefonino è il modo per tenersi in contatto tra di loro e anche banalmente per niente, è il primo mezzo di autotutela che hanno a disposizione. Per quanto riguarda i volontari, partiamo di un vero e proprio esercito di più di 600 persone che durante l'anno si turnano per garantire il servizio della mensa, il volontariato al mercatino dell'usato che è di fianco a Porta Aperta, il servizio di avvocato di strada, l'ambulatorio medico e tanto altro. Mi piace sempre raccontare che alcune mie interviste sono state piene di silenzio. Di silenzio perché, come immaginerete, non è assolutamente facile raccontare il perché si è finiti a Porta Aperta, quello che si faceva prima, le prospettive, perché spesso le persone incontrate non ne hanno al momento. A volte c'è molta vergogna, c'è riservatezza e quindi anche questi silenzi sono stati preziosi per me per capire molte cose e per dare spazio poi attraverso le immagini agli occhi di queste persone, ai loro volti che spesso dicono molto di più delle parole.